E salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono TonyGamer17 e ragazzi, oggi vi spiego come risolvere l'errore, ma proprio un errore, ma come risolvere un danno. Quindi, se il vostro audio non dovesse, non so, funzionare, allora ascoltate me. Vi spiego ogni singolo dettaglio su come risolvere questo errore, ok? Ok, iniziamo prima ad andare su Windows Update. E vedere se avete fatto, non so, un aggiornamento. Vedere un attimo, Windows Update. Ecco, come potete vedere, io ho gli aggiornamenti sospesi, ma non li faccio, tanto sono solamente aggiornamenti di Windows e dei suoi problemi che ha, quindi lo aggiornano sempre. Quindi se volete aggiornarlo, aggiornatelo. Chiudo qua e adesso andiamo su. No, no, andiamo su. Gestione dispositivi. Poi andiamo un attimo su input e output audio e cerchiamo di capire qual è l'errore. Se per caso vicino a input e output audio qui in questo elenco c'è un cartellino giallo, significa che quello è il danno. Quindi che fate? Voi ci cliccate sopra e disabilitate il dispositivo per un paio di secondi. Una volta disabilitato, riabilitatelo e funzionerà. Se non dovesse funzionare, allora aggiornate il vostro driver, aggiornatelo, oppure andiamo direttamente su proprietà e vedere un po' cosa ci dice. Per esempio, il dispositivo funziona correttamente. Ok, bene. Passiamo agli altri dispositivi e così dovete fare, più avanti, così dovete fare, perché i PC di oggi hanno sempre questi tipi di problemi. Ok, qui invece, vabbè, i due monitor collegati al mio computer e funzionano correttamente e poi, vabbè, questa è la guida dell'audio. Se avete problemi a risolvere, non so, i problemi del vostro microfono, scrivete nei commenti che se hai bisogno io faccio un'altra guida, però sul microfono, ok? Ok. Bene, ora chiudiamo qui e andiamo un attimo su Apri impostazioni audio e vediamo un po' sul pannello di controllo audio e vedere se il vostro dispositivo è collegato correttamente al vostro computer. Quindi, come potete vedere, se c'è questa freccetta in basso rossa, significa che è disconnesso. Se invece è nera è disattivato, c'è pure scritto. Vabbè, io ad esempio, non so, come potete vedere, in basso c'è questa tacchetta che si alza perché è il mio microfono, quindi sto parlando. Ok, adesso non so, provo a mettere un file audio, quindi dov'è la cartella della musica? Vediamo, musica non copyright e metto questa. Ok, allora vado su pannello di impostazioni. Come potete vedere, l'audio si sta, cioè la tacchetta qui si sta alzando e abbassando. Ok? Ok, quindi significa che a me funziona correttamente. Se non dovesse funzionare, cliccate risoluzione problemi. Apri, vediamo un attimo una cosa, devo risolvere. Ecco, come potete vedere questo. Io adesso faccio disabilita. State ascoltando? Ecco, come avete visto? Perché ho disattivato gli altoparlanti delle cuffie, le mie, perché ho collegato le cuffie dove c'è l'entrata delle casse e si è sentito sulle casse del monitor, ok? Quindi adesso faccio abilita.
Ok, adesso si sente sulle cuffie. Perfetto. Ok, riguardo a questo, come se avete problemi, mi raccomando, perché se il dispositivo non dovesse funzionare, deve funzionare per forza. Perché se comprate, non so, delle casse su Amazon e funzionano correttamente, ma non riuscite ad ascoltare. Quindi le casse devono per forza funzionare, cioè non possono vendere un prodotto difettoso. Quindi cercate di collegare correttamente il cavo dietro alla scheda madre, quindi cercate di capire dove inserire quel cavo e andare su queste impostazioni e capire e ragionarci un po' su cosa abilitare e cosa disabilitare, ok? Va bene. Quindi, se non hai capito, scrivimi nei commenti e io ti aiuto. Ok? Ok. Quindi grazie a tutti per questa visione. Se avete bisogno, commentate, non esitate a scrivere, io non vi mangio e noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ragazzi, ciao.